Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, l'FMI rivede al ribasso le stime. In 2 anni andranno persi 12 mila miliardi, hanno detto. In Italia PIL a meno 12,8% nel 2020 e il debito al 166,1%. L'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo Monetario prevede una contrazione dell'economia mondiale nel 2020 del 4,9%, seguita da una ripresa lenta nel 2021. Tagliata di 3,7 punti percentuali, la stima del prodotto interno lordo italiano rispetto ad aprile peggiora anche l'indebitamento di Roma, 12,7% del PIL. Il calo di Spagna e Francia sarà altrettanto profondo, si ferma anche la locomotiva tedesca che va a un meno 7,8%. Regionali a 48 ore dall'accordo, alta tensione nel centrodestra, Zaia dice da alleati impegno su autonomia, Meloni dice pensi a patto antinciucio. Dopo 48 ore dall'accordo sui candidati c'è alta tensione appunto nella coalizione di centrodestra. L'ultimo fronte lo apre il ricandidato governatore del Veneto che dice non esiste e dice appunto che al mio fianco ci siano persone che non credono nell'autonomia o che abbiano anche solo il minimo dubbio. La replica della leader di Fratelli d'Italia che cita l'esperienza del governo con il Movimento 5 Stelle e dice si impegni a non fare patti con partiti diversi da quelli con i quali ci si candida. Il vice segretario del Carroccio ha detto che è sconcertato dalle sue dichiarazioni è una reazione scomposta. Nembro ricorda mo i morti, un rintocco di campagna ogni vittima di Covid. È stato vissuto appunto il dolore da soli per mesi, ora lo condividiamo, hanno detto 100, 188 rintocchi di campagna per ricordare le 188 vittime del Covid. Martedì a Nembro, uno dei paesi più colpiti dal virus in Val Seriana, oltre 1.000 persone si sono riunite al campo sportivo per ricordare i propri morti. Per un lungo periodo le nostre campane non hanno suonato a morto perché sarebbe stato sconvolgente per tutti sentire il suono più volte al giorno, lo racconta uno dei parroci che ha celebrato la messa. Qui tutti hanno un parente, un amico che è mancato. Abbiamo portato i nostri morti al cimitero senza alcuna cerimonia, spiega Laura che ha perso il padre e due zii. Oggi possiamo condividere il nostro dolore insieme, mentre negli scorsi mesi ognuno ha vissuto il dolore da solo. Al termine della lettura dei nomi, nessun applauso, ma solo silenzio. Il dolore è ancora forte tra queste montagne. Abbiamo superato una tempesta insieme, dichiara il sindaco Claudio Cancelli in lacrime. Ci siamo aiutati e sostenuti e nelle persone che compongono la nostra comunità abbiamo riscoperto una fratellanza. Roma, tangenti per agevolare pratiche di condono se arresti tra loro funzionario del comune. Bisogna essere esperti del male, hanno detto. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Roma sono emerse irregolarità nella trattazione delle pratiche di condono edilizio. Sotto accusa 4 dipendenti della società Risorse per Roma SPA, che ha in appalto dal Comune Capitolino la gestione dell'ufficio condono, d'accordo con un funzionario del Comune di Roma e di un geometra libero professionista. Corte dei Conti, situazione grave, ripresasi rapida, sviluppo delle infrastrutture non è più procrastinabile, taglio delle tasse per dipendenti e pensionati non rinviabile. I giudici togati durante la cerimonia di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 hanno parlato del futuro e delle sfide post-Covid, ma anche naturalmente dell'anno passato. L'Italia non è stata la cicala di Esopo che molti in Europa hanno creduto, hanno detto. Su quota 100 e reddito di cittadinanza, dicono i risultati sono stati al di sotto degli obiettivi. Notizie da Napoli e dalla Campania. Il Covid in Campania, altri 11 casi positivi su 2.171 tamponi, niente le vittime, 4 pazienti guariti. Coronavirus, il bollettino dell'unità di crisi regionale Campania, aggiornato alle 17. Ci sono 11 positivi su 2.171 tamponi. Il totale dei contagi sale a 4.645, quello dei tamponi a 269.477. Nessuna vittima. Dall'inizio della pandemia si contano 431 decessi e 4 pazienti guariti. In totale sono 4.066. Torre del Greco, gli angeli della solidarietà del lockdown ora puliscono le spiagge libere, bottiglie e contenitori in plastica, cartacce, diverse taniche, ma anche
pile esauste e stoviglie monouso, un carico di rifiuto che ha occupato oltre 10 grossi sacconi. È il risultato del lavoro compiuto da 6 volontari, capeggiato da uno dei coordinatori cittadini della locale sottosezione dell'Unitalsi, Cristoforo Aurilia, che appunto stamattina hanno deciso di pulire la spiaggia libera di località Le Mortelle nella parte terminale di via Litorania. Notizie da Treviso e dal Veneto. Scoperta a Treviso la maxi truffa delle auto di lusso. Due indagati avrebbero acquistato in Germania 60 auto di lusso tra Porsche, BMW, Mercedes e Audi, immatricolandoli in Italia mediante false fatture e autocertificazioni presentate alle motorizzazioni civili. Incidente in Valle Aurina, donna di 40 anni muore durante l'escursione con la famiglia. Elisa Montanucci, madre di due figli, viveva a Casale sul Sile. La tragedia si è verificata a San Pietro in Valle Aurina. La donna, madre di due figli, è morta durante un'escursione dopo una caduta di diversi metri. Falsi bonifici, azienda trevigiana nel mirino dei truffatori, due arresti. Ditta specializzata nel fotovoltaico aveva inviato merce per un valore di 45.000 euro ad una società francese. La collaborazione tra la polizia di Treviso e la gendarmeria francese hanno permesso di fermare i malviventi e recuperare l'area furtiva. 100 milioni di euro per la sanità pubblica veneta, delibera epocale, rafforzata la rete ospedaliera 124 giorni dopo l'inizio dell'emergenza coronavirus. Tra le novità introdotte dalla delibera, la figura del direttore sanitario per le RSA. Va in pensione il dottor Giuseppe Toffolano, 30 anni a servizio della sanità. Direttore medico dell'ospedale di Oderzo, è iniziato a lavorare per l'URSS Trevigiana nel 1988, dirigendo gli ospedali di Conegliano, Vittorio Veneto e Montebelluna. E adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia e facciamo subito ascoltare il servizio della nostra corrispondenza da Udine, Sabrina Ciccotti. Anche Friuli Venezia Giulia aderisce alle giornate FAI organizzate il 27 e 28 giugno. Sarà possibile prenotare online sul sito www.giornatefai.it entro il 26 giugno, fino a esaurimento posti. Le sette località messe a disposizione, con 8 luoghi da visitare, sono le seguenti: nel comune di Ares di Rivignano, la villa Otellio Savornian, nel comune di Talmassons, il parco naturale delle risorgive di Flambro. Nelle montagne della Carnia, nel comune di Zuglio, sarà possibile visitare il sito archeologico con il foro romano e nelle vicinanze l'orto botanico. Nel comune di Premariaco, il parco Sculture Braida Copetti. A Sacile, la villa Brandolini d'Adda a Vistorta. Nel comune di Spilimbergo sarà possibile visitare i giardini di Palazzo degli Spilimbergo di sopra con la vista sul fiume Tagliamento. A Trieste sarà aperto l'orto botanico. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, cari amici, continuiamo con la lettura delle notizie. Gli industriali scendono in campo per il 5G, per Confindustria Udine e Alto Adriatico, e hanno detto che è una partita imprescindibile per la competitività del territorio. La partita del 5G è imprescindibile per la competitività del territorio. Questa tecnologia è importante per i cittadini e indispensabile per le imprese. Serve al paese, hanno detto, è impossibile rinunciarvi ed è il miope continuare a perdere tempo. E questo appunto l'appello che Confindustria Udine e Confindustria Alto Adriatico, in una nota congiunta dei presidenti Anna Marischi Danieli e Michelangelo Agrusti, rivolgono alle istituzioni locali e regionali e più in generale all'opinione pubblica per non perdere il treno dell'innovazione connessa alla tecnologia 5G. Attraverso il tagliamento travolta dalla corrente, intervento dei vigili del fuoco in comune di Trasaghis per recuperare una donna che si era infortunata. I vigili del fuoco del distaccamento di Gemona sono intervenuti nel primo pomeriggio sul greto del tagliamento a Braulins di Trasaghis per soccorrere una donna di 39 anni. Mentre stava attraversando il fiume a piedi assieme al compagno, è scivolata ed è stata trasportata per circa 300 metri a valle dalla corrente. Il compagno l'ha subito soccorsa e condotta su un isolotto che si trovava nell'alveo del fiume. Udine, partiti i lavori di asfaltature in via Feletto. Il cantiere durerà una decina di giorni nel tratto tra via Travagnacqua, l'incrocio con via Gran Selva e via Pascatz.
sono iniziate appunto ieri alla presenza del vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini i lavori di rifacimento dell'asfaltatura di via Feletto a Udine. Il cantiere durerà una decina di giorni e riguarderà la lunghezza dell'arteria dalla confluenza con via Tavagnacco alla rotonda all'incrocio con via Gran Selva e via Pascazzi. Carburanti continua il pressing della regione, sarà avviato un osservatorio sui prezzi, a breve nuovo incontro con le compagnie petrolifere. La regione sta seguendo con attenzione il fenomeno legato alle problematiche dei gestori degli impianti che operano nella nostra fascia confinaria. A breve avvieremo un osservatorio sui prezzi alla pompa nelle diverse zone del Friuli Venezia Giulia per capire quali possono essere i provvedimenti più corretti da intraprendere per affrontare positivamente il problema. Lo ha affermato l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro, intervenendo in aula nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale. Senza patente cerca di scappare all'alt, ma finisce contro un palo. Insospettiti dalle sue manovre, gli agenti della Polstrada di Udine hanno fermato un diciottenne. Non aveva mai fatto l'esame di guida. Il questore di Udine ha disposto servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri in posizione irregolare e alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e del consumo di stupefacenti. Le pattuglie che si sono sommate a quelle ordinarie delle volanti sono state effettuate da personale della Polizia di Stato e del reparto Prevenzione Crimine Veneto di Stanza a Padova e ieri pomeriggio da un'unità cinofila della Guardia di Finanza. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.